Bentrovati al TG Teramo, apriamo con la cronaca. Gli agenti della squadra mobile di Teramo hanno denunciato una badante romena di 28 anni per furto e abbandono di persona incapace. Durante le festività natalizie del 2010, la donna aveva sottratto all'anziana invalida che assisteva la somma contante di 2.500 euro. Dopo il furto, l'assistita, gravemente invalida con impossibilità di deambulare, era stata abbandonata dalla romena facendo perdere le tracce. Ma grazie ad alcune informazioni fornite dalla figlia dell'anziana, nonostante non fosse nota l'identità della badante e dopo una accurata attività investigativa nell'ambito della comunità romena presente nel capoluogo, gli agenti sono risaliti all'utenza telefonica in uso alla donna e dal punto vendita in cui aveva acquistato la SIM, riuscendo così a recuperare il documento di identità della stessa. Riconosciuta in fotografia dalla vittima e da sua figlia, la straniera è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Teramo. Manomesse e svuotate le biglietterie automatiche della stazione ferroviaria di Alba Adriatica. Nelle scorse notti, ignoti hanno rubato l'incasso di una delle macchinette automatiche installate nella sala d'aspetto dello scalo ferroviario. Il dispositivo, che era stato rimesso a nuovo da qualche mese da una società concessionaria, al momento è completamente fuori uso, al pari dell'altra macchinetta che era stata manomessa in precedenza. Nella circostanza, i ladri, dopo aver forzato la porta d'ingresso dalla parte dei binari, hanno poi forzato il lucchetto della macchinetta che eroga i biglietti e poi hanno messo le mani sui soldi. L'entità del furto al momento non è stata ancora quantificata, anche se si parla di alcune centinaia di euro. E sarà depositato nel fine settimana il ricorso in Cassazione per la revoca degli arresti di Salvatore Parolisi. Intanto ieri a Teramo sono arrivati i familiari di Salvatore per essere ascoltati dai PM inquirenti Davide Rosati e Greta Aloisi, l'audizione che è durata più di 6 ore. Il servizio. Si sono concluse poco prima delle 18 di ieri le audizioni in procura, quali persone informate sui fatti, di Francesca e Rocco Parolisi, sorella e fratello di Salvatore, il caporalmaggiore dell'esercito in carcere a Teramo. Rocco, agente di polizia penitenziaria in un carcere del nord Italia, è stato sentito nel pomeriggio per oltre 2 ore e mezza, dopo che la sorella Francesca aveva risposto alle domande dei pubblici ministeri, Davide Rosati e Greta Aloisi, per oltre 3 ore e mezza dalle 11:30 di ieri mattina. Secondo quanto si è appreso in ambienti giudiziari, i parenti di Parolisi avrebbero chiarito diversi aspetti dei rapporti familiari con il congiunto. In particolare, a Francesca, i magistrati avrebbero chiesto della frase intercettata al telefono con Salvatore, in cui quest'ultimo si riferiva alla moglie affermando che a rimetterci era stata Melania. Con lei, come con Rocco Parolisi, gli inquirenti hanno approfondito anche gli aspetti del tradimento di Salvatore con la soldatessa Ludovica Perrone, se cioè la cosa fosse loro nota e se mai il fratello oggi in carcere ne avesse fatto confidenza. Entrambi i parenti di Parolisi non hanno voluto rilasciare dichiarazioni ai giornalisti, limitando Francesca a dire «speriamo che finisca presto, perché questo è un dolore per tutti». Al termine delle deposizioni, i Parolisi, accompagnati dal padre Pasquale, si sono recati in carcere a Teramo per incontrare Salvatore grazie a una deroga all'orario delle visite concessa dalla Procura teramana per il prolungarsi delle audizioni. Come per Rocco e Francesca con la magistratura, da quando è scattata questa inchiesta sul delitto, anche per il padre Pasquale si è trattato del primo incontro con il figlio Salvatore da quando è detenuto in carcere. Intanto sarà depositato nel fine settimana il ricorso in Cassazione per la revoca degli arresti di Salvatore Parolisi. Al caporalmaggiore, quale unico indagato del delitto di Melania Carmela Rea, il Tribunale del Riesame aveva bocciato una settimana fa il ricorso presentato dagli avvocati Biscotti e Gentile contro l'ordinanza del GIP di Teramo Giovanni Cirillo che aveva firmato l'arresto bis del sottufficiale. Nella memoria che sarà prodotta agli ermellini sarà tracciata una nuova tesi difensiva rafforzata rispetto a quella prodotta ai giudici aquilani che hanno negato la libertà di Parolisi. 3 teramani coinvolti in reati online, 2 come vittime, 1 come artefice. I particolari nel servizio. È online il vero affare per i truffatori di nuova generazione, giovani professionisti del web che sfruttano la tecnologia internet per spillare soldi a ignari acquirenti. In 2 sono stati denunciati per aver messo in scena una compravendita virtuale di capi d'abbigliamento e pneumatici pubblicizzati in rete, inducendo almeno 4 cittadini teramani a ricaricare le rispettive carte PostePay, ma senza spedire a nessuno di loro la merce acquistata.
La truffa è stata svelata dalla squadra mobile di Teramo, diretta dal dottor Gennaro Capasso, che ha messo a segno l'ennesimo colpo riuscendo a risalire ai truffatori del web. Si tratta di PC, queste le iniziali, 28 anni, originario di Pesaro ma residente a Trento, abitué online per la vendita di capi d'abbigliamento, e PN, di 33 anni, di Enna, che aveva pubblicizzato la vendita di due pneumatici di marca. Nessuna associazione tra loro, i due agivano indipendentemente, ma entrambi devono condividere la denuncia per truffa. Ma la squadra mobile ha denunciato per calunnia una terza persona, questa volta di Teramo. Si tratta di CE, queste le iniziali, 27enne del capoluogo. Gli agenti hanno scoperto che il giovane, dopo aver contrattato tramite un'operazione in rete l'acquisto di una Mercedes usata, aveva falsamente accusato il venditore di un raggiro. Il 27enne aveva denunciato il proprietario della Mercedes di averlo raggirato durante una trattativa per la compravendita online, accusandolo di non averlo messo al corrente del reale stato dell'automobile e per questo gli richiedeva parte dell'importo versato a sanatoria dell'acquisto. La mobile di Teramo ha approfondito la vicenda risalendo alla perfetta estraneità del proprietario della Mercedes e accertando la regolarità della procedura di vendita tramite la rete. Per questo il giovane teramano è stato denunciato per calunnia. Le persone vittime delle truffe online sono sempre di più, ma troppo poche sono quelle che decidono di denunciare l'episodio. La questura invita tutti i cittadini ad essere particolarmente oculati nell'acquisto di beni e merci pubblicizzati in rete, poiché dietro apparenti lecite trattative online si annidano truffatori di nuova generazione in possesso di capacità tecniche e semantiche tali da utilizzare per scopi illeciti internet. Bandiere rosse della CGIL di nuovo in piazza il prossimo 6 settembre per lo sciopero generale. A distanza di 4 mesi esatti dall'ultimo sciopero, il segretario generale della CGIL di Teramo, Giampaolo Diodoardo, e il segretario della funzione pubblica, Amedeo Marcattili, questa mattina hanno spiegato le ragioni dello sciopero. I particolari nel servizio di Corinna Di Matteo. Giampaolo Diodoardo ha indetto per il 6 settembre uno sciopero generale di 8 ore. Quali le motivazioni? Le motivazioni, intanto lo sciopero generale di 8 ore con manifestazione a Teramo regionale, concentramento alle 9.30, largo Madonna delle Grazie. Invito tutti a partecipare, come ovvio. Le motivazioni sono legate alla situazione nostra provinciale, alla situazione regionale e alla manovra finanziaria che colpisce ancor più una situazione come quella nostra. Cioè, noi abbiamo una manovra finanziaria, a parte che ancora nessuno capisce che cos'è, perché una volta ce la prendiamo con le vedove, con la pensione di anzianità, l'altra volta non sono più le vedove, sono gli invalidi, poi non sono gli invalidi, adesso sono quelli che hanno riscattato la laurea o che hanno fatto servizio militare per cui non li conto, un'altra volta sono i pensionati, l'altra volta sono le donne, per esempio, sortare al 67%, 68%. È una manovra che punisce la parte debole. Salva gli altri, c'era una tassa del 5% su chi prendeva oltre 200.000 euro, scomparsa. Questi non hanno avuto bisogno di fare né una manifestazione, né lottare, né fare niente, però è scomparsa, gliel'hanno tolta. Cioè, uno che prende 200.000 euro all'anno non può pagare una tassa del 5% e ancora un'altra volta una bastonata sui denti a chi prende 1.200 euro, 1.100 euro, ostante il turno in cassa integrazione guadagni. Noi abbiamo 50.000 disoccupati, la disoccupazione in principio termine è 13,50%, compresi gli inoccupati. I casi, parliamo di ferie, molti operai stavano già in ferie. L'unico ammortizzatore sociale vero è la famiglia. Cioè, io quando esco di casa la mattina, un porto sulle spalle, mia madre perché prende 700 euro ha bisogno della badante, mio figlio perché è precario e quindi la moglie di mio figlio perché comunque pure lei è precaria, se fra, però non subito, ma insomma più là, se arriva pure un bambino lo porto pure sulle spalle quello, se per di più, perché anche a noi viene tolta la giornata di sciopero, io so che è un sacrificio per tutti. Per di più, magari finisco in cassa integrazione guadagni e crollo. Cioè, e questo è quello, è la paura che sta anche dentro le famiglie. In più questa manovra crea un'altra condizione. È una manovra che di fatto mette in discussione uno Stato di diritto. E se i giovani capiscono che non c'è uno Stato di diritto e di doveri, alla fine fa ragionamento di dire qua bisogna comunque arrangiarsi. La CGIL che dovrebbe fare in presenza di una situazione di questa natura, dove non c'è una misura per i giovani, non c'è una misura per i precari, non c'è una misura per far rientrare in fabbrica gli operai, tasse, nuovo, bastonato si tende un'altra volta, il pubblico impiego che senza motivazione alcuna e senza dover fornire giustificazione dalla mattina alla sera può essere uno trasferito da Isola di Grandasso a Pietragamela, a Martinsicuro, se non si presenta 3 giorni è pure dimissionario. Cioè,
Io non, sempre con i soliti, sempre con i soliti. Grandi evasori? Si può fare qualcosa? No, una tassa sulla patrimoniale? No, su chi ha le grandi ricchezze, le grandi proprietà immobiliari? Non se ne parla. Cioè, se continuiamo a tassare e a spremere questa gente qui, noi praticamente, la gente, le famiglie non possono vivere. Del resto, se persino i vescovi, nella settimana di Famiglia Cristiana, ha detto che, queste manovre, perché sono due in un mese, sono un serial killer nei confronti delle famiglie, e lo dice Tom Mondratier, solitamente, moderato, è un'organizzazione come la CGIL che dovrebbe fare? Sta lì a braccio con sé o accontentarsi del fatto che magari sotto banco qualcuno dice se stai buona a te CGIL ti facciamo gestire questo e quest'altro? Proprio per niente, proprio per niente. Noi scendiamo in piazza, manifestiamo e offriamo ai lavoratori, ai lavoratrici, ai giovani un terreno di speranza, un terreno di lotta, un terreno di dire possiamo cambiare, ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare anche in questa provincia. Questa manovra va profondamente cambiata perché colpisce già chi sta male, già per esempio il fatto di dire ai medici il 50% del vostro salario di medici di base, di medicina generale, 50% del vostro salario variabile, e voi lo prenderete soltanto se ordinate meno medicine, in buona sostanza, se state dentro un certo standard. Che significa? Che fino a ieri questi mi ordinavano medicine che non mi servivano? O significa che oggi non mi ordineranno quelle che mi servono? Se ho un'enterite, per esempio, la carote, la patata, eccetera, io ho un'altra idea dovrebbe finire le carote. Incontro tra provincia e cacciatori questa sera nella sala polifunzionale di Via Comi alle ore 19 per illustrare il piano faunistico e per distribuire la nuova cartografia con il Vademecum Venatorio, una guida con le indicazioni sui territori cacciabili, sulle nuove riserve di caccia, sulle zone di ripopolamento e cattura, sulle oasi e sulle aree cinofile e sugli istituti riaperti alla caccia per la ormai prossima stagione. Sono aperte le iscrizioni al seminario intensivo di teatro per ragazzi e adulti organizzato dalla Compagnia dei Merli Bianchi di Giulianova da lunedì 12 a giovedì 29 settembre. Il corso è rivolto ai principianti e non dai 17 anni in poi e toccherà diversi aspetti della formazione teatrale, dalla presenza scenica alla scoperta di un corpo extra quotidiano, dai sapersi muovere nello spazio teatrale alla relazione verbale e non con l'altro, dal controllo emotivo fino all'addizione, al controllo della voce e alla respirazione diaframmatica. Il seminario si articolerà in 8 incontri pomeridiani dalle 18 alle 20, si svolgerà presso gli spazi della scuola materna De Amicis a Giulianova Paese, che ricordiamo è in via Cavour 4 dietro il comune. Le iscrizioni resteranno aperte fino a sabato 10 settembre, il corso inizierà con un minimo di 5 iscritti. Per iscrizioni e informazioni sui costi e sul programma, contattare la Compagnia dei Merli Bianchi. E con questa notizia termina qui il nostro telegiornale. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento.